Non è lo sponsor. Mi chiamo Cristiano Bissari e sono a Bologna da ottobre del 2017. Sono arrivato qui per lavorare. No, in realtà inizialmente avrei voluto cercare di meglio e spostarmi verso il centro, perché io abito fuori Bologna, verso proprio Casalecchio, alla Croce. E alla fin fine ho comprato uno scooter e ho trovato che la casa che ho attualmente mi piace. Chiaramente non posso permettermi una casa, quindi alla fin fine cerco di trovare il compromesso fra quello che è un affitto non troppo alto, comunque una gran bella casa, cioè io alla fin fine sono stato molto fortunato. Ho abitato appunto in Nuova Zelanda per 6 mesi e ti dirò, la ricerca dell'affitto inizialmente non è stata poi diversa da Bologna. Quando sono arrivato a Cromwell ho trovato una situazione dove non c'erano case da affittare, quindi io vivevo in un campeggio a tutti gli effetti. Grossa fortuna di trovare questa donna con 2 figlie che affittava una camera. E no, avevo tipo la mia parte di casa praticamente molto grande, molto bella in mezzo al verde, però e come prezzo effettivamente non era esagerato, nel senso pagavo $120 a settimana, che è una cosa come penso 90 euro a settimana, però tutto incluso, nel senso. E poi dopo là gli stipendi sono chiaramente più alti. Bologna è una città secondo me alla fin fine ambita, nel senso che tanta gente pensa di venire qua anche a livello abitativo, cioè per vivere dentro proprio. C'è una gran bella città, non potrei vivere, penso, in nessun'altra città perché è piccola, ben organizzata. Ho tutto, anche se sono comunque fuori città, alla Croce di Casalecchio, sono comunque a 4 km e mezzo al mio posto di lavoro, anche se sono in periferia. Quindi questa concentrazione, proprio il fatto di essere così piccola e concentrata, per me è fantastico, ecco. No, se dovessi comprarla probabilmente non la comprerei in centro, anche perché credo che siano tutti costi abbastanza inaccessibili. Tanto passaparola, perché penso sia l'unica soluzione, amici di amici, cioè almeno io le prime case che cercavo le ho trovate così, nel senso, non quella dove sto adesso, però quando cercavo era tutto un passaparola, anche perché cercando tramite agenzie tutti mi rispondevano non c'è niente.